Ciao raga, bentrovati sul mio canale YouTube. Finalmente siamo tornati con immagini ufficiali di gioco di FIFA 22. Infatti è stato rilasciato direttamente sul canale ufficiale della EA un video relativamente alla beta di una partita tra Tom e Tex, quindi una partita tra pro, una partita di alto livello che ci permetterà di andare a vedere qualcosina del funzionamento di FIFA 22. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, passerei subito alla visione del match tra questi due top player. Già vi posso spoilerare che la partita, prima di andare ad analizzare, e come potete vedere in basso a sinistra abbiamo anche la nostra pennina tattica che ci permette di andare a studiacchiare i movimenti dei giocatori, la partita appunto l'ho vista, ho giocato alla beta, quindi insomma so di quello che stiamo parlando e vi posso dire che alcune cose che secondo me saranno molto molto presenti nel gioco non sono state messe alla luce da questa partita, poi magari le approfondiremo durante il corso del video. Come potete vedere, il gioco già da queste prime battute sembra un pochino più lento rispetto al passato, e queste nuove animazioni sembrano in qualche modo appunto modificare proprio anche quella che è la chimica dei giocatori palla al piede, perché vedete che sembrano proprio dei movimenti che non sono mai fino ad ora visti sul gioco. Qui vediamo alcuni movimenti di skill cancellate che sono state ridotte, in particolare questa qui della finta di tiro cancellata, secondo me tra quelle rimaste è una delle migliori, mentre in questa azione offensiva di Tex, che attacca da destra verso sinistra in maglia bianca, possiamo vedere come l'Hypermotion Technology con il sistema di cattura 11v11 vada a funzionare in maniera armonica con la linea difensiva che scivola praticamente verso il portatore di palla, andando a creare densità in mezzo al campo. Quindi una difesa abbastanza automatica che ricorda un po' il attacco sul lato della palla di FIFA 20, quindi questo non è proprio che mi abbia fatto impazzire, soprattutto all'interno dell'area di rigore, dove le squadre vanno veramente a chiudersi a riccio e gli autoblock risultano abbastanza invadenti anche quest'anno. Qui arriva, se non erro, esatto, la prima rete di questa partita, e arriva con un tiro a giro da parte di Tom con Raheem Sterling. Tiri a giro che, posso dirvi, saranno una costante se non viene fatto qualcosa, perché a differenza di quello che può sembrare da questa animazione dove il portiere è andato totalmente a farfalle, i portieri sono veramente molto molto forti su FIFA 22, tranne sui tiri da lontano. Quindi è per questo motivo che è stato provato un tiro a giro. Ad ogni modo i timed sembrano ritornare, perché col timed sembrano essere ancora più efficaci ed efficienti, non solo i tiri a giro ma anche i tiri da fuori di potenza e i tiri in generale all'interno dell'area di rigore. Quindi segnatevi queste mie parole, che i timed potrebbero ritrovare una certa utilità su FIFA 22. Qui ci stavano per farvi vedere i replay ma viene skippato, quindi non sottovalutate i portieri, perché dentro l'area di rigore sono dei superman. In particolare sulla beta noi abbiamo avuto anche una patch che infatti li andava un po' a depotenziare, anche se comunque non era cambiato tantissimo. Qui infatti vedete in alto a sinistra c'è scritto FIFA 22 beta first look. Stanno giocando con giocatori neanche potenziati, che infatti sono quelli che noi abbiamo ricevuto sul gioco. A un certo punto tutti i tots abbiamo avuto, questi sono invece le carte base, Salah, Fred eccetera eccetera, quindi non stanno neanche utilizzando i giocatori top. In questa situazione qui, in cui Tex cerca di andare ad aggredire l'area di rigore avversaria di Tom, possiamo nuovamente vedere come la difesa sia schieratissima e Tom si ritrovi con Gomez in pressione su Mbappé in questa porzione di campo, già aiutato anche da Fred, che invece vedete qui non ha il pallino e non è controllato. Questo perché, vi ripeto, questo sistema di cattura 11v11 che è stato utilizzato mette la squadra senza palla veramente in condizioni di prevalere in maniera automatica sulla squadra che attacca, che infatti si vede praticamente già counterata, perché qui abbiamo un giocatore che però è già marcato, abbiamo l'esterno che in realtà non sa bene cosa fare ma è già marcato sia dal terzino che dal ripiegamento dell'esterno, quindi diciamo che è una situazione di assoluta inferiorità numerica, con la difesa che, a me, da quello che è parso non solo da questa partita ma da quello che ho avuto modo di provare, sembra essere discretamente più forte dell'attacco allo stato attuale delle cose. Quindi infatti qui Tom riesce a recuperare in maniera abbastanza agile il pallone. Vedete che comunque il pattern che si viene a ripetere è quello sempre di cercare di smistare il pallone
da un lato all'altro del campo, quindi cercare di andare dall'esterno verso l'interno per cercare di aprire le difese avversarie. Vedete qui ancora come una volta Tom vada a giocarsi l'uscita alta con Gomez, tanto la squadra era perfettamente schierata, mentre qui invece va a fare questo recupero palla con Fred, e guardate ancora qui una volta due difensori centrali strettissimi a ingabbiare gli attaccanti di Tex. Quindi occhio, perché qui c'è da ragionare, c'è da capire bene e c'è da vedere se effettivamente tutto l'anno la difesa sarà così, così OP, perché è effettivamente OP da quello che sembra. Questo frame sembra banale ma non lo è, perché un'altra cosa che ho trovato un po' strana sono le intercettazioni. Intercettazioni, infatti, vedete qui, praticamente Rashford è sulla linea di passaggio, è quasi in anticipo su Bruno Fernandes, la palla invece gli passa a praticamente un centimetro sotto al piede, e questa cosa l'ho trovata un po' inconsistente, soprattutto da parte di giocatori che non sono difensori, e intendo anche centrocampisti. Giocatori offensivi intercettano veramente poco, nonostante si trovino alle volte in posizioni ideali per andare ad intercettare. Qui ancora una volta Tom che manovra palla, cerca una finta di tiro cancellata, nuovamente più o meno la stessa zolla, riprova il tiro a giro, stavolta con Bruno Fernandes, sempre nella sua versione base, quindi non un giocatore da questi attributi chissà quanto elevati, va a bucare nuovamente il portiere di Tex, che prende totalmente le farfalle. E vi ribadisco il concetto, abbiamo visto questi due tiri senza neanche il timed, perché qualora Tom fosse riuscito a prendere il timed verde, vi assicuro che la parabola sarebbe stata molto più forte e tesa e sarebbe andata a insaccarsi in maniera ancora più, diciamo, stilistica. Quindi vi ripeto di segnarvi per bene i timed per la prossima stagione. Qui possiamo apprezzare questa difesa ancora una volta con i due mediani, questo tentativo di tiro a giro di prima di Tex che ricorda un po' FIFA 19, che però non funziona. Questa è una cosa che ho provato a fare anche io, ovvero il tiro a giro di prima, vedendo che il tiro a giro funzionava, e onestamente senza timed non ne ho apprezzato l'efficacia. Qui ancora una volta il ripiegamento difensivo, abbiamo Son che era praticamente, vedete, anche selezionato e a ridosso del portatore di palla di Tom, ma non riesce a intercettare facendo un'animazione abbastanza goffa, e questo è un problema, vi ripeto, abbastanza grave, perché l'ho ritrovato veramente, veramente fastidioso questo missare le intercettazioni dei giocatori nonostante fossero perfettamente in linea. Quello che fa notizia in questa partita è che ad ora Tex non si è reso praticamente mai pericoloso, veramente, diciamo, rocciosa e arcigna la difesa di Tom, che come potete vedere fa sempre la stessa cosa, si tira fuori dalla difesa Gomez e poi va a fare schermo tra i due mediani, perché tanto la sua linea difensiva oscilla da un lato all'altro perfettamente seguendo quello che è l'andamento del pallone. Vi lascio le frecce così come potete vedere, vedete come i due mediani praticamente si vengano a trovare sulla stessa linea e a fare schermo, Gomez è ritornato perfettamente in posizione e la difesa è già tutta orientata verso il lato del portatore palla, quindi permette anche la possibilità di poter fare delle uscite un po' più rischiose, visto che si è coperti in automatico. Infatti Tex arriva per l'ennesima volta all'interno dell'area di rigore senza sapere cosa fare per bene del pallone. Difatti, secondo me, quest'anno soffrirà un po' il giocatore che dentro l'area di rigore cercava il fraseggio. Indovinate di chi sto parlando? Di me stesso. No, vabbè, ovviamente speriamo di adattarci, però sicuramente quel gioco basato tanto sul tiki-taka alla ricerca degli spazi magari viene premiato un po' meno, viene premiata tra virgolette un po' più l'ignoranza, il filtrante, il lancio alto, il cross, perché al momento filtranti ne abbiamo visti pochi, questo era un filtrante un po' pretenzioso visto che non c'era questo grandissimo spazio, cross non ne abbiamo visti più di tanto, rispetto alla beta, ripeto, non abbiamo visto neanche tanti timed che secondo me saranno molto importanti per cercare di scardinare non solo le difese arcigne ma anche i portieri, che vi ripeto, voi al momento i portieri li state valutando male, sono sicuro, perché state pensando che i portieri su FIFA 22 sono scarsi. Non è così, anzi, i portieri sembrano Superman, Shazam, Iron Man e Capitan America quando vi ritrovate a tirare all'interno dell'area di rigore. Io mi sono visto parare dei tiri che il portiere era stato praticamente anche spostato, teletrasportato per salvare il più classico gol della merda, come si dice in questi casi. Qua guardate Tex come ancora una volta manovra, ma
la velocità dei suoi giocatori in attacco viene sempre counterata e contrastata dalla rapidità dei giocatori difensivi a schierarsi in automatico a coprire tutte le linee. Quello che sembra essere molto molto utile è quello appunto di andare ad allargare il gioco per permettere di far arrivare al rimorchio anche i centrocampisti e cercare un po' di densità al limite dell'area per sparigliare le carte, cosa che ha fatto tanto Tom, cosa che ha fatto meno Tex, che almeno in questi primi 45 minuti ha cercato un gioco molto più verticale. Vedete anche qui aveva tranquillamente la possibilità di andarsi ad allargare sull'esterno, sul suo appunto giocatore di fascia, con un bel filtrantone, e gli avrebbe allargato la squadra a Tom, e invece ha cercato un filtrante su Mbappé che si andava ad inserire, sì, ma all'interno di una gabbia di due difensori. Quindi una giocata questa un po' troppo frettolosa da parte di Tex. Ricordiamo che ovviamente era un amichevole, ricordiamo che era una beta, quindi magari non avrà giocato neanche al 100% entrambi. In particolare Tom nel video dice che è la sua prima partita in assoluto di FIFA 22, e mentre Tex ne aveva già fatta qualcuna, quindi qui Tom praticamente dimostra la sua incredibile capacità di adattarsi. Dice che aveva semplicemente saputo che i tiri a giro erano effettivamente forti. Questa è una visuale di quelle che sono le nuove statistiche. Possiamo vedere che ci dice appunto quali erano gli expected goals, quindi i gol che avremmo dovuto segnare in base a quello che abbiamo creato. Abbiamo poi statistiche dettagliate di possesso, tiro, passaggio, difesa, il rating relativo ai dribbling riusciti, al tiro realizzato, alla percentuale di passaggi, di precisione, eccetera eccetera. Quindi queste cose che già c'erano. Però come vedete ogni sezione ha una sua sezione dedicata. Qui intanto una magia: primo tempo giocato di notte, il secondo tempo giocato di giorno. Probabilmente, immagino io, sarà crashata la partita tra un tempo e l'altro, saranno rinvitati, avranno fatto due gol e avranno aspettato di giocare il secondo tempo, perché altrimenti non si spiega che sono andati all'indietro nel tempo. Qui parte subito Tom a cercare un pertugio in avanti. Tra l'altro, primo tempo giocato col 4-4-2 da Tom, quindi 4-4-2 che sicuramente è un modulo ancora molto solido, 4-2-3-1 da Tex che non ha reso come ci si aspettava, però vi dico che in beta funzionava. Secondo tempo che viene giocato a specchio con Tex che si è messo anche lui 4-4-2, cercando di giocare un po' più largo ed evitare quei fraseggi centrali che non gli avevano portato fortuna. Vedete qui Tom come va sempre a cercarsi la giocata larga, aspetta il rimorchio del suo compagno e poi cerca di verticalizzare, ma qui è attentissima la guardia di Tex, che ci ha sempre abituato a giocate spettacolari, un gameplay molto pimpante. Su questo FIFA 21, che sembra premiare un po' più la difesa rispetto all'attacco, sta facendo fatica, almeno all'interno di questa partita. E poi raga, ovviamente è prestissimo, è giusto un primo sguardo, un primo assaggio di FIFA 22, perché ormai siamo arrivati a settembre, manca sempre meno, e voglio dire, stiamo per entrare finalmente nel vivo della nuova stagione. Qui Tom arriva benissimo all'interno dell'area di rigore, fa una giocata che per me è una di quelle che potrà essere ricorrenti quest'anno, perché aveva palla sul destro di Son, sfruttando il 5 di piede debole cancella il tiro, se lo porta sul sinistro. Qui sono abbastanza sicuro che se avesse fatto il time ed avrebbe segnato, perché questa è proprio una delle giocate tipiche di questo inizio di FIFA 22, almeno da beta, a cercare appunto il tiro a giro. Qui filtrantone che, da notare, nasce da situazione di calcio d'angolo. Raga, dovete stare attentissimi quest'anno ai calci d'angolo, perché se perdete palla avete preso contropiede, 100% avete preso contropiede. Infatti la maggior parte dei gol che prendevo in beta erano originati tutti quanti da una situazione del genere. Quindi guardate qui la squadra di Tom come è messa male. Mbappé si invola verso la porta e qui Tom sposta il portiere. Qui, se non avesse spostato il portiere, probabilmente avremmo visto quello che vi sto dicendo, ossia che i portieri erano stranamente illegali, almeno alle prime battute, perché si ritrova all'interno dell'area di rigore, lo sposta in mille modi diversi, praticamente a scoprire il lato giusto per Tex, che non può far altro che segnare qui con Mbappé. Però, vi ripeto, lì non era una situazione scontata, perché i portieri ci hanno abituato a grandi cose su questa beta e su queste prime immagini di FIFA 22 che abbiamo avuto modo di avere. Qua, ringalluzzito da questo gol, Tex cerca subito di ributtarsi in avanti senza riuscirci. Ancora una volta Tom a recuperare il pallone per allargare la squadra. Vedete come il player lock, una meccanica introdotta l'anno scorso, ancora quest'anno venga utilizzata, almeno in queste prime battute, da Tom, mentre Tex non ne fa uso.
qui Bruno Fernandes la spara totalmente fuori e ancora una volta qui l'errore probabilmente è non aver utilizzato il timed finishing, perché Tom in esperienza di prima partita di beta magari questo dettaglio non lo conosceva ancora. Ricordo che sulla beta c'è stata anche una patch che è andata a toccare alcune cose, tra cui i portieri, e che effettivamente qualcosina aveva modificato, e vi assicuro che questa partita che stanno facendo non è sulla patch, quindi è proprio sulla prima versione della beta, perché infatti, come vi dicevo in precedenza, non hanno i giocatori top, ma hanno delle squadrette iniziali di Premier League che hanno fatto con i crediti che giornalmente venivano dati. Vedete come Tom sempre a reiterare la sua manovra dall'esterno verso l'interno, a cercare magari anche la mattonella per il tiro a giro, perché è l'unico modo per cercare di scardinare la difesa. Vedete qua, qui è Son chiuso praticamente da 1, ve li voglio segnalare, da 1, 2, 3, 4, 5, possibile 6, 7 maglie bianche. Quindi è praticamente una gabbia difensiva contro quelli che sono al momento, diciamo, 1, 2, 3, 4, esagerando 5 giocatori offensivi da parte di Tom. Quindi giustamente Tom decide di tornare indietro, arriva il rimorchio De Bruyne, si viene a creare lo spazio per il tiro a giro, ma stavolta Lloris fa buona guardia e ancora una volta, magari col timed, stavamo parlando di un qualcosa di diverso. Qua Tex rischia di fare una frittata incredibile, recupera palla Tom con Fred, che prova un'altra volta malignamente il tiro a giro, ma con Fred da lì, insomma, a meno di miracoli, di sinistro è veramente difficile trovare il bersaglio grosso. Ora è vero che, insomma, stiamo parlando di un gioco che premia i tiri a giro, però mi sembra un attimino eccessivo quanto tentato da Tom. Tex continua a infrangersi contro la muraglia rossa delle maglie dei giocatori di Tom, e qui un primo sguardo alle nuove tattiche. Come potete vedere, sono state introdotte tutta una serie di nuove opzioni, tra le quali forward runs, ovvero la possibilità di avere i propri giocatori offensivi che vanno subito a scattare nel momento in cui si recupera il pallone. Poi non vi preoccupate che appena uscirà il gioco andremo a guardarcele per bene, vi porterò dei video belli dettagliati su quelle che sono le nuove tattiche di FIFA 22, che secondo me avranno un'incidenza importante all'interno del gioco. Come potete vedere, non ci sono più le tacche ma ci sono i numeri, però vabbè, basta fare un parallelismo. Tanto Tom è passato al 4-2-3-1 per provarlo e fare un po' più di schermo davanti la difesa. Basta fare un parallelismo, magari 4 tacche è da 40 fino a 49, 5 tacche è da 50 fino a 59, eccetera eccetera. Però vi ripeto, basterà smanettare un po'. Chi viene da FIFA 18 si ricorderà che le tattiche già erano così. Vedete come con questa azione dall'esterno verso l'interno Tom era riuscito praticamente a sparigliare le carte e a dar fastidio alla difesa di Tex, perché qui ipotizzando un 1-2 qui sarebbe creato totalmente lo spazio per l'imbucata di Bruno Fernandes, che però effettivamente parte, ma Mbappé non riesce a servire, favorendo l'intervento da parte di Tex, che però si ritrova ogni volta costretto a dover fare gran fatica qui in avanti, perché i suoi giocatori sono sempre in ritardo su una difesa perfettamente schierata, quella di Tom. Ripeto, il gioco che sembra comunque un pochino più lento, almeno in questa fase iniziale, rispetto a quanto visto in precedenza, perché soprattutto quando andate a pressare, quando vi ritrovate con i giocatori a temporeggiare con l'L2, avvertite proprio una sorta di pesantezza che sembra in qualche modo andare a far rallentare proprio gli interventi. Sentite i giocatori che sono mezzi macchinosi. Qua intanto ancora una volta situazione di calcio d'angolo, contropiede da parte di Tom, che però arriva davanti la porta e trolla incredibilmente il pallonetto. Pallonetti che, come ogni anno, vanno secondo me a peggiorare sempre di più. Quest'anno ancora una volta abbiamo dei pallonetti che sono molto inconsistenti. Penso che l'ultimo anno che abbiamo avuto dei pallonetti simpatici, penso dobbiamo andare a scavare a FIFA 17 e FIFA 18, che probabilmente sono anche due dei giochi migliori mai fatti nell'ultimo periodo. Qui quello che vi dicevo, guardate qua come si viene a creare la situazione di isolamento. Però la difesa alla meglio, perché nonostante Tom, vedete, stia andando a tenere Walker, guardate come ha selezionato con il tasto del raddoppio, che quest'anno ritorna, il suo difensore, che quindi praticamente va a stringere su Mbappé in automatico, ed è quello che succede esattamente.
come va a stringere Gomez in automatico su, sull'attaccante francese recuperando il pallone. Quindi occhio anche al raddoppio che, se utilizzato bene, in particolar modo negli ultimi 20-25 metri, vi permette di essere veramente insuperabili. Non dovete mai andare ad abusare del raddoppio, perché altrimenti vi ritrovate con i giocatori totalmente posti in posizioni esotiche in mezzo al campo, e quindi vi esponete alle imbucate degli avversari. Mancano 4 minuti, Tom gestisce questo pallone alla meglio che può, perché fa sempre piacere vincere. Poi partita di lancio, sai, risalto mediatico eccetera eccetera, qui filtrante da parte di Tex, che però non trova una grandissima fortuna, e arriva Gomez come un rapace su Mbappé che aveva tentato quella finta di tiro che a me sembra molto rallentata quest'anno. Qui fuori gioco millimetrico, credo, perché mi sembrava un'ottima palla questa qui verso Mbappé, data da Tom. Pogba per una delle ultime azioni di questa partita serve Mbappé, ma arriva a rimorchio l'attenta guardia di Sancho a recuperare palla. Poi Tex cerca il passaggio diretto che non trova successo, quindi si porta a casa Tex, Tom, questa partita per 2-1 in questo primo assaggio di FIFA 22. Come potete vedere, diciamo, ci sono alcuni spunti, ci sono già delle mezze dinamiche che secondo me ritorneranno, non le avete viste tutte, ricordiamo che è una beta, quindi il gioco sicuramente sarà magari simile in alcuni aspetti, ma cambierà in altri, quindi ormai manca poco, non ci resta altro che aspettare e vedere EA che cosa ha combinato quest'anno, ovviamente, fino alla prima patch. Quindi fatemi sapere, raga, nei commenti, come al solito, che ne pensate. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola per le live giornaliere, che ritorneranno a cannone con il nuovo FIFA. Quindi a me non resta altro che salutarvi, raga, augurarvi buona giornata. Un salutone dal vostro Liberoschi. Ciao ciao.